L'HIIT è un insieme di allenamenti ad alta intensità che di solito durano dai 10 ai 30 minuti, a seconda del tipo di allenamento scelto, il numero degli esercizi e la difficoltà. Ci sono tre piani di movimento. Il primo è il piano sagittale, che divide il corpo tra destra e sinistra, con movimenti in avanti e indietro. Il piano frontale divide il corpo in metà anteriore e posteriore, con movimenti laterali. Il piano trasversale divide il corpo in metà superiore e inferiore, ovvero con movimenti di torsione. La regola è semplice: quando non hai molto tempo e vuoi comunque ottenere dei risultati, lavora su più piani possibile. Ecco 7 esercizi, tra cui puoi sceglierne 6 per un allenamento completo. Sono 6 perché gli esseri umani hanno capacità cognitive limitate quando sono sotto stress e l'esercizio ci stressa. Quindi quello è il numero massimo che possiamo memorizzare in media. Inizieremo con il jumping jack, livello facile. In piedi, braccia lungo i fianchi, piedi alla larghezza delle spalle. Rilassa le spalle, ma tieni il core teso per rimanere dritto. Piega leggermente le ginocchia, salta e tendi le braccia sopra la testa. Mentre salti, allarga le gambe. Atterra dolcemente nella posizione di partenza. I jumping jack sono ottimi per riscaldare il corpo prima di un allenamento più intenso, come il cardio. Puoi farli per 3-4 minuti prima di una sessione HIIT, poiché è davvero semplice. Man mano che migliori, puoi aggiungere 30 secondi, fino a raggiungere i 7-8 minuti. Cerca di controllare la respirazione. Espira quando salti e inspira quando torni alla posizione di partenza. Un errore comune è guardare in alto o in basso. Guarda avanti, così la colonna vertebrale sarà in una posizione neutra e non sforzerai il collo. Inoltre, non bloccare le ginocchia. Devi piegarle leggermente mentre salti per evitare troppo stress alle articolazioni. E adesso faremo il 180 squat jump, livello facile medio. Mettiti in posizione di squat, gambe più larghe delle spalle, addominali contratti e tesi, schiena dritta, fianchi indietro. Salta e ruota di 180 gradi, quindi torna rapidamente al punto di partenza. Questa è una ripetizione. Femorali, glutei, quadricipiti. Questo esercizio coinvolge diversi gruppi muscolari ed è di livello medio facile. Esistono delle varianti. Squat semplici se non vuoi o non puoi saltare, o squat con salto senza girarti. L'errore più comune è atterrare sui talloni e non sulle punte dei piedi. Ci vorrà più tempo per slanciarti e ti farai male alle ginocchia e alla colonna vertebrale. Concentrati più sulla forma corretta che sulla velocità. Non lasciare che le ginocchia vadano troppo avanti. Cerca di non spingerle oltre il punto in cui le dita dei piedi finiscono. Se vuoi renderlo più impegnativo, scendi un po' di più quando sei nella posizione di partenza, rendendo lo squat più profondo. Mountain Climber Cross, livello facile. Inizia in plank, posiziona le spalle appena sopra i polsi, pancia in dentro. Porta il ginocchio destro verso il gomito sinistro con un movimento di torsione. Inizia lentamente se non sei ben allenato, quindi aumenta il ritmo man mano. Errore comune, non far scendere i fianchi, impegna il core e tienilo fermo in modo che la schiena rimanga dritta. Puoi fare mountain climber normali per abituarti ai movimenti e poi passare a quest'altra versione. In quel caso il ginocchio sinistro va al gomito sinistro e lo stesso per il lato opposto. Mezzo burpee, livello facile medio. Chiamato anche jump back o plank jump. In piedi, piega le ginocchia, mani leggermente davanti ai piedi, salta giù come per fare un plank alto o fai un passo indietro se non riesci a saltare. Quando sei in plank, prendi una posizione più alta con le mani sotto le spalle. Piedi divaricati alla larghezza delle spalle, salta o fai un passo nella posizione originale. Questa è una ripetizione. Errore comune. I fianchi scendono troppo in plank o la schiena non è dritta. Russian Twist, livello facile medio. Ottimo per formare spalle e core. Siediti sul pavimento, piega le ginocchia,
raddrizza la colonna vertebrale a 45 gradi da terra, formando una V con le cosce e il busto. Allunga le braccia in avanti, intreccia le dita o unisci le mani. Usa gli addominali quando ti giri. Vai a destra, torna alla posizione di partenza, sinistra e al centro. Questa è una ripetizione. Espira ogni volta che ti giri e inspira quando torni al centro. Le braccia dovrebbero essere parallele al pavimento o dovrebbero abbassarsi per toccare il pavimento. Puoi incrociare le caviglie per avere una migliore stabilità. Errore comune: non piegarti in avanti o inarcare le spalle. La tua schiena dovrebbe essere dritta, il core teso e impegnato. Affondo laterale con salto, livello medio-difficile. Inizia in posizione di affondo, quindi salta in alto e di lato e atterra in posizione di affondo con la gamba opposta in avanti. Cerca di passare il minor tempo possibile a terra. L'errore più comune è sporgersi in avanti. La schiena dovrebbe essere dritta e il core impegnato. Inoltre, non portare troppo avanti le ginocchia, dovrebbero essere piegate a 90 gradi. Rotazione a T o infilare lago. Livello medio. Inizia in plank. Con un unico movimento solleva il braccio sinistro e ruotalo verso sinistra finché non sarai girato. Il corpo e le braccia dovrebbero formare una T. Torna alla posizione originale, quindi fai lo stesso movimento a destra. Se vuoi aumentare la difficoltà, porta il ginocchio verso il petto. L'errore più comune è abbassare i fianchi verso terra. Tieni di su stringendo il core. Tienilo impegnato in modo che il tuo corpo sia una linea retta mentre ti ruoti. Ora puoi creare una tua sessione HIIT con 6 esercizi. Scegli le varianti più adatte a te. Usa un timer per gli intervalli. Se sei un principiante, fai 20-30 secondi di allenamento, poi 15 secondi di riposo. Se sei di livello intermedio, puoi fare 25-30 secondi di lavoro, 10-15 di riposo. Per gli esperti, 35-45 secondi di esercizio e 10 di riposo. Esegui 3 serie e fai una pausa tra ciascuna per circa 2-3 minuti. Non bere troppa acqua prima e durante l'allenamento, ma dopo. Riscaldati prima dell'allenamento. Un paio di minuti di jumping jack, corsa sul posto o altri tipi di cardio prepareranno il tuo corpo a serie più intense. Inizia lentamente, poi aumenta l'intensità. Se corri sul posto, puoi fare delle variazioni con ginocchia alte, aumentando gradualmente il ritmo o con i talloni che toccano i glutei. Un allenamento HIIT è breve, ma non facile. Non devi farlo tutti i giorni. Cerca di farlo 3 volte a settimana e, nei giorni senza HIIT, fai attività cardio leggera come ciclismo, jogging, nuoto o un diverso tipo di allenamento, come Pilates o yoga. Fai del tuo meglio negli intervalli. In quei 30 secondi non dovresti essere in grado di parlare. HIIT brucia calorie in modo efficiente in meno tempo e gli allenamenti sono più brevi delle normali sessioni di allenamento. Se hai un programma flessibile, è meglio farlo in tarda mattinata e se hai un lavoro regolare dalle 9 alle 17, di mattina è ottimo per darti una bella carica, mentre di sera ti aiuterà a ridurre lo stress. Dopo l'HIIT, non dimenticare di dormire bene, avere una corretta alimentazione, idratarti e fare stretching. Correre sul posto con le ginocchia sollevate coinvolge il core e tutti i muscoli delle gambe. Migliora la flessibilità, la coordinazione, la mobilità dell'anca, la forza dei flessori dell'anca e aumenta la frequenza cardiaca. Posiziona i piedi alla larghezza dei fianchi. Solleva il ginocchio destro al petto, mettilo giù. Fai lo stesso con il ginocchio sinistro. Tieni il passo e accelera. Concentrati sugli addominali inferiori e attiva il core. Il punto è sollevare sempre le ginocchia ad angoli di 90 gradi rispetto ai fianchi. Attenzione a questi errori. Non inclinare il busto troppo in avanti o indietro, non pestarti i piedi e non oscillare troppo le braccia. Fai un movimento naturale con le braccia, come facendo jogging. Un minuto di questo riscaldamento è sufficiente. Squat. Stai dritto con i piedi un po' più larghi rispetto ai fianchi. Punta leggermente le dita dei piedi verso l'esterno. Scegli un punto sul muro in cui guardare durante tutto l'esercizio.
Metti le braccia davanti a te e tienile parallele al pavimento. Il peso del corpo deve essere su avampiedi e talloni. Inizia con lo spostare i fianchi all'indietro. Poi piega le ginocchia e spingi indietro il bacino. Scendi e fermati quando l'articolazione dell'anca è più bassa delle ginocchia. Ispira. Concentrati sul rimanere dritto e teso mentre sali. Espira. Stringi i glutei quando arrivi in cima. Errori comuni. Mantieni le ginocchia in linea con i piedi e non muovere le ginocchia l'una verso l'altra. E poi jumping jack. Mettiti in piedi, unisci le gambe e metti le mani sui fianchi. Piega leggermente le ginocchia, salta e allarga le gambe alla larghezza delle spalle. Le braccia vanno su, oltre la testa. Ripeti da dove hai iniziato. Errori comuni. Non tenere le braccia lungo i fianchi con le gambe larghe e non fare altro che ti faccia perdere il ritmo. Mantieni una postura dritta. Meglio indossare delle buone scarpe, poiché è un esercizio ad alto impatto che mette sotto stress piedi o ginocchia. Un minuto. Via! Le flessioni sono ottime per spalle, tricipiti e pettorali. Mettiti in posizione di plank, metti le mani sotto le spalle o solo un po' più larghe, palmi piatti sul pavimento o su un tappetino. Tieni le braccia e le gambe dritte, i piedi uniti e la schiena dritta. Stringi gli addominali, poi piega le braccia e abbassati finché il petto non tocca quasi il pavimento. Fermati un po' lì e spingiti di nuovo su. Errori comuni. Se le mani sono troppo avanti, non usi correttamente il core o gli addominali, il che può stressare altri muscoli o, peggio, le articolazioni. Numero 2. I gomiti sono puntati di lato, il che può causare dolore alla spalla. Ultimo. I fianchi sono troppo bassi. Usa gli addominali per stabilizzare il corpo e tieni fianchi e spalle allineati. Se la variazione di base è troppo difficile, appoggiati sulle ginocchia anziché sulle dita dei piedi. Gli affondi inversi funzionano su glutei, cosce e polpacci. Stai dritto, metti le mani sui fianchi. Ora fai un passo indietro con il piede destro. Mentre lo fai, abbassati con i fianchi in modo che la coscia sia parallela al pavimento, con il ginocchio oltre la caviglia. Il ginocchio destro è rivolto verso il pavimento ed è piegato ad un angolo di 90 gradi, con il tallone sollevato. Ora torna alla posizione di partenza, premendo il tallone destro sul pavimento. Cambia gamba, adesso. Errori, non piegare abbastanza il ginocchio posteriore. In quel modo tendi i flessori dell'anca. Fa un ampio passo, rischi di perdere l'equilibrio. Non piegarti troppo all'indietro, coinvolgi il core e mantieni gli addominali tesi per restare dritto. I mountain climber sono un ottimo esercizio cardio per rafforzare il core. Mettiti in posizione di flessione, con le mani alla larghezza delle spalle. Assicurati che il tuo peso sia distribuito uniformemente tra piedi e mani. Avvicina il ginocchio destro al gomito destro, toccalo se possibile. Quindi rimettilo in posizione di partenza. Fai lo stesso con l'altra gamba. Prendi il ritmo e preparati a sudare. Errori comuni. Se i fianchi sono troppo bassi, puoi farti male alla schiena e sforzare la colonna vertebrale. Non appoggiarti sul lato dopo aver sollevato una gamba. I fianchi devono stare alla stessa altezza e il corpo deve essere stabile. Non rimbalzare sulle dita dei piedi. All'inizio sembra più difficile, ma non coinvolge il core né lo mantiene stabile. I bicycle crunch sono una variazione del crunch di base, in cui lavori sia sugli obliqui che sugli addominali. Sdraiati sulla schiena, piega le ginocchia con i piedi alla larghezza dei fianchi. Metti le braccia dietro la testa. Puoi intrecciare le dita, ma assicurati che i gomiti puntino verso l'esterno. Porta le ginocchia in alto e tienile a 90 gradi. Solleva leggermente la parte superiore del corpo. Attento, non sovraccaricare il collo. Ora sei in posizione di partenza. Espira ruotando il busto. Muovi il gomito destro verso il ginocchio sinistro. Concentrati sul movimento. La forza deve venire dalla gabbia toracica, non dai gomiti. Prenditi 1-2 secondi mentre sei lì. Ispira e torna al centro. Fa lo stesso con il gomito sinistro e il ginocchio destro. Questa è una ripetizione. Errori comuni. Tiri il collo quando il gomito e il ginocchio si avvicinano. Slaccia le dita, così non sarai tentato a imbrogliare spingendo la testa. Ruota solo il core, non i fianchi o il collo. Tieni le spalle rilassate e la parte bassa della schiena sul pavimento. Non avere fretta con questi crunch, non farli troppo velocemente perché non riusciresti a coinvolgere alcuni muscoli addominali importanti. Controlla il movimento e rallenta se necessario. Butt kick. Attivano il sistema cardiovascolare, rafforzano i muscoli e aumentano la resistenza. Metti i piedi alla larghezza dei fianchi, braccia lungo i lati.
Porta il tallone destro ai glutei, poi rimetti la pianta del piede destro nella posizione di partenza e fa lo stesso con l'altro. Ripeti un paio di volte, poi aumenta la velocità come facendo jogging sul posto. Questo esercizio è ottimo per la parte inferiore del corpo, ma puoi coinvolgere anche quella superiore. Muovi le braccia. Quando il tallone destro calcia il sedere, porta su il braccio sinistro, piegato a un angolo di 90 gradi. Errori comuni. Se non impegni il core, perderai stabilità o la posizione. Assicurati che la parte superiore del corpo sia tesa. Non atterrare sui talloni, ma sugli avampiedi. E ultimo, uno degli esercizi più faticosi e stimolanti della lista. I burpees. È un esercizio in due parti, una flessione e un salto. Brucia calorie e attiva i muscoli della parte inferiore e superiore del corpo. Gambe, fianchi, glutei, addominali, braccia, spalle e petto. Cosa ho tralasciato? Le orecchie? Nah. Assumi una posizione di squat con schiena dritta, ginocchia piegate e piedi alla larghezza delle spalle. Metti le mani sul pavimento tra i piedi e trasferisci il peso su di esse. Ora calcia indietro i piedi, così sei in posizione di flessione, sulle mani e sulle dita dei piedi, con la schiena dritta. Fai una flessione, poi salta tornando alla posizione di partenza. Alzati dallo squat, stai dritto e allunga le braccia su. Salta in alto e torna alla posizione di partenza quando atterri. Poi ripeti. Oh! Errori comuni. Non atterrare sui talloni. Dato che in questo esercizio devi saltare, non stressare le ginocchia e caviglie atterrando male. Atterra delicatamente sugli avampiedi, in modo che i muscoli del polpaccio sopportino la pressione. Se fai questi esercizi in ordine sparso, tieni i burpees sempre tra gli ultimi. Sono impegnativi e devi esserti scaldato bene prima di farli. Non lasciare che i tuoi fianchi affondino. Devono essere in linea retta con il busto e le ginocchia. Stringi glutei e addominali per evitarlo. Fai la variante più facile se non puoi fare quella normale. Più lenta e senza flessioni. Tutto questo allenamento, anche se in video, mi ha sfinito. Vado a farmi un pisolino. Cominciamo con l'esercizio che sia quello più semplice ma anche il più difficile. Il plank. Prepara il cronometro e sdraiati sul pavimento. Devi mettere tutto il peso sui gomiti e sui piedi, formando una linea retta che va dalla testa ai talloni. Se sei un principiante, inizia con 30 secondi, poi potrai aumentare gradualmente. L'errore principale è alzare i fianchi troppo in alto. Se lo fai, gli addominali non saranno più in tensione, quindi assicurati di stare sempre dritto. Plank walk. Mettiti in posizione orizzontale. Appoggia il peso sulle braccia, che devono essere sempre tese. Devono stare alla larghezza delle spalle. Fai un passo sia con il braccio destro che con la gamba destra. Poi la gamba e il braccio sinistro dovrebbero fare un passo anche loro. Fai alcuni passi da una parte, poi altri dall'altra. Scegli tu il numero di ripetizioni. L'obiettivo è mantenere i muscoli tesi il più a lungo possibile. Superman. Metti le mani e le ginocchia appoggiate sul pavimento. Piega il braccio destro e portalo vicino al petto. Ora allunga il braccio destro e portalo in avanti. Allo stesso tempo, allunga la gamba sinistra all'indietro. I fianchi devono rimanere paralleli al pavimento. Assicurati che non si incurvino. Ora piega la gamba sinistra e portala verso la pancia. Il gomito destro dovrebbe incontrare il ginocchio appena sotto di te. Fai quante più ripetizioni riesci. Quindi ripeti l'esercizio con il braccio sinistro e la gamba destra. Il plank con rotazione del bacino è il prossimo. Assumi la posizione del plank a braccia tese con i palmi delle mani sul pavimento. Premi saldamente i talloni insieme. Ora sposta tutto il peso sulla mano destra. Solleva la mano sinistra dal pavimento. Inizia a ruotare il corpo e a sollevare il braccio. Quando arrivi in cima, il corpo deve essere girato completamente di lato. Tieni il corpo dritto, non lasciare che i fianchi scendano. Ritorna alla posizione di partenza. Fai diverse ripetizioni con un braccio, quindi ripeti l'esercizio con l'altro. Esegui il plank, Superman e plank walk senza mai fermarti. Poi riposa per un minuto e inizia la prossima serie di esercizi. Più a lungo i muscoli rimangono tesi, più micro danni subiscono i tessuti muscolari. E quando ti riprenderai, avrai più massa muscolare. Plank to down dog. Inizia mettendoti nella posizione del plank a braccia tese. Spingi indietro il peso in modo che i fianchi si alzino. Quindi raggiungi il piede destro con la mano sinistra. Torna alla posizione iniziale. Ripeti l'esercizio, ma questa volta raggiungi la gamba sinistra con la mano destra. Imposta il tempo e fallo per un minuto. Quando fatichi meno, allunga i tempi di esecuzione. Sdraiati sulla schiena per fare il leg lift. Tieni il palmo delle mani sul pavimento, lungo i fianchi e tieni i talloni premuti insieme. Questo esercizio riguarda la velocità. Dovresti sollevare le gambe il più lentamente possibile.
Nella posizione più alta, i talloni dovrebbero essere rivolti verso il soffitto, quindi abbassa lentamente i piedi. Per una maggiore efficienza, non toccare il pavimento con i talloni. Ferma i piedi a un paio di centimetri dal pavimento e poi inizia a sollevarli di nuovo. Plank Jack. Questo è un buon esercizio cardio che lavora gli addominali. Inizia come per fare un plank a braccia tese e unisci i talloni. Ora saltella e allarga le gambe. Con il prossimo salto riporta i piedi nella posizione di partenza. Fai questo esercizio per 30 secondi. Se cominci a non sentire più alcuno sforzo, imposta il timer a 1 minuto, poi 1 minuto e 30, 2 e così via. Down Dog. Inizia nella posizione del cane a testa in giù. Ora solleva la gamba destra e raddrizzala per formare un angolo retto. Ora abbassa e piega la gamba in modo che il ginocchio raggiunga il gomito sinistro. Ritorna alla posizione di partenza. Inizia di nuovo ad abbassare la gamba, ma questa volta raggiungi il gomito destro con il ginocchio. Fai quante più ripetizioni riesci. Quindi ripeti l'esercizio con la gamba sinistra. È importante che gli addominali siano tesi. I fianchi non dovrebbero torcersi, ma rimanere paralleli al pavimento. Roll up. Sdraiati sulla schiena, allunga le braccia sopra la testa con i palmi rivolti verso l'alto. Inizia a sollevare le braccia, poi le spalle. In pratica dovresti essere seduto con le braccia protese in avanti. Quindi allunga le mani verso la punta dei piedi. Ritorna lentamente alla posizione di partenza. Questa è una ripetizione. Inizia con 20 ripetizioni, poi aggiungi 5 ripetizioni ad ogni nuova serie. Questo esercizio rinforza gli addominali e aiuta a rendere più flessibili la schiena e le gambe. Per ottenere il massimo effetto, cerca di lasciare le gambe piatte e ben piantate per terra. Crunch a bicicletta. Inizia con la schiena sul pavimento. Piega le gambe in modo che formino un angolo a 90 gradi e le ginocchia siano rivolte verso il soffitto. Metti le mani dietro la testa e solleva leggermente le spalle. Ora prova a unire il ginocchio destro e il gomito sinistro. Torna alla posizione di partenza e ripeti l'esercizio con il ginocchio sinistro e il gomito destro. Muoviti lentamente per far lavorare gli addominali. Crab Toe Touch. Siediti con i piedi e il palmo delle mani appoggiati sul pavimento. Metti le mani leggermente dietro il corpo. Ora solleva i fianchi e raddrizza la gamba destra. A questo punto dovresti raggiungere la punta del piede destro con la mano sinistra. Quindi torna alla posizione di partenza. Fai quante più ripetizioni puoi cambiando lato. Ciò contribuirà a rafforzare i glutei e il core. Chisel Switch. Sdraiati a faccia in su con le spalle leggermente sollevate. Allunga le braccia in avanti. Entrambe le gambe devono essere dritte e leggermente alzate. Ora solleva una gamba fino alle braccia. Cerca di abbassare la gamba il più possibile. Assicurati che le gambe rimangano dritte. Riporta la gamba nella posizione di partenza. Continua l'esercizio cambiando gamba. Imposta il timer a 1 minuto, quindi passa immediatamente all'esercizio successivo. Ora alzati in piedi, tieni le mani vicino al petto, i palmi rivolti l'uno verso l'altro. Metti il tallone del piede destro contro il ginocchio sinistro. Ora inizia a piegarti e ad estendere le braccia in avanti. Allo stesso tempo allunga la gamba destra all'indietro. Il corpo dovrebbe assumere la forma della lettera T. Aspetta un secondo e poi torna alla posizione di partenza. Procedi lentamente per mantenere l'equilibrio. Fai una serie con una gamba, poi una seconda con l'altra. Posa della barca. Siediti sul pavimento con i piedi ben piantati per terra. Ora solleva le gambe piegate in modo che i polpacci siano paralleli al pavimento. Allunga le braccia in avanti. La schiena dovrebbe essere piegata all'indietro in modo che l'angolo tra lo stomaco e le gambe sia a 90 gradi. Mantieni questa posizione il più a lungo possibile. Inizia con 30 secondi e aggiungi gradualmente più tempo. Puoi raddrizzare le gambe per renderlo più difficile. L'importante è mantenere l'equilibrio. Pilates 100. Sdraiati sulla schiena e solleva le gambe in modo che l'angolo tra loro e il pavimento sia di 45 gradi. Solleva la testa e le mani in modo che i palmi siano rivolti verso il basso. Fai delle piccole oscillazioni con le mani, un paio di centimetri in alto e poi in basso. Questo esercizio riguarda la respirazione. Inspira mentre fai 5 oscillazioni e poi espira mentre ne fai altre 5. Per una serie devi inspirare ed espirare 100 volte mantenendo questa posizione. Non respirare troppo velocemente o ti girerà la testa. Ora un classico, i crunch. Usa dei manubri per ottenere un migliore effetto. Se non li hai, usa delle bottiglie d'acqua. Sdraiati con le gambe piegate e i piedi appoggiati sul pavimento. Appoggia un manubrio sopra i piedi. Prendi l'altro manubrio con entrambe le mani e tienilo vicino al collo. Ora comincia. Inizia con 20 ripetizioni. Per le serie successive aggiungi gradualmente 5 ripetizioni per volta. Lascia i manubri, gambe piegate e braccia dietro la testa. Questo esercizio dovrebbe essere svolto in due fasi.
movimenti. Innanzitutto solleva le spalle e la parte superiore del corpo in modo che gli addominali superiori siano impegnati. Quindi abbassati. Ora solleva completamente il corpo fino a una posizione eretta e poi torna alla posizione di partenza. Questa è una ripetizione. Fai più ripetizioni che puoi. Alternare gli addominali superiori e inferiori li manterrà tesi per molto tempo. Alla fine della serie dovresti avere gli addominali in fiamme. Continua a stare sdraiato sul pavimento. Le gambe devono essere piegate, i piedi appoggiati verso il basso e le mani in vita. Ora solleva il corpo in modo che l'angolo tra te e il pavimento sia di 45 gradi. Ora gira il busto a sinistra ed estendi il braccio destro nella stessa direzione. Torna alla posizione iniziale. Ora gira il corpo a destra e allunga il braccio sinistro. Puoi fare questo esercizio lentamente o provare ad andare alla massima velocità. L'importante è mantenere la giusta angolazione della schiena. Scegli 6 esercizi da questo elenco e falli accoppiati per ben 3 volte. Dopo 2 esercizi, prenditi un minuto per riposare. Quindi procedi e fanne un'altra coppia. Se hai ancora abbastanza forza dopo una sessione completa, fai un altro esercizio. Sarà sufficiente allenarti per 3-4 volte alla settimana. Ehi, se non hai l'opportunità di andare in palestra, non preoccuparti. Tutto ciò di cui hai bisogno per stimolare i muscoli è un cuscino e una superficie piana su cui sdraiarti. Esercizio di Superman. Sdraiati a pancia in giù in modo che l'ombelico tocchi il centro del tappetino e mettiti un cuscino tra le ginocchia. Fai un respiro profondo. Durante l'espirazione unisci le caviglie, stringi i glutei e solleva le gambe. Ricordati di tenerle dritte. Mantieni la posizione per 5-10 secondi, poi rilassa il corpo per lo stesso tempo. Fai 5 ripetizioni. Questo esercizio impedirà alla colonna vertebrale di piegarsi in avanti e rafforzerà la schiena, le gambe e i glutei. Ponte con cuscino. Sdraiati a pancia in su con le gambe piegate e il cuscino tra le ginocchia. Spingi il bacino in su per formare il ponte. Costole allineate col bacino. Rimani in questa posizione e stringi lentamente il cuscino 20 volte. Poi scendi fino a toccare il materassino. Porta le ginocchia al petto. Ti aiuterà a rilassare la schiena. Ripeti 2 volte per un totale di 3 serie. Questo esercizio tonificherà interno coscia, addominali e glutei. Crunch inverso. Sdraiati a pancia in su sul tappetino della palestra e tieni un cuscino tra le ginocchia. Inizia a sollevare le gambe fino a quando l'angolo è di 90 gradi. Poi solleva i fianchi dal pavimento. Abbassa le gambe sul tappetino il più lentamente possibile, facendo attenzione. Ripeti questo movimento 10 volte. Rafforzerà gli addominali e ti aiuterà ad avere una postura migliore. Roll down con cuscino tra le ginocchia. Siediti su un divano rigido con le ginocchia piegate, i piedi appoggiati sul cuscino del divano e la schiena dritta. Metti un cuscino tra le ginocchia. Vai all'indietro, afferrando la parte posteriore delle cosce appena sotto le ginocchia. Il mento è piegato verso il petto. Schiaccia il cuscino e vai all'indietro col busto finché non hai le braccia dritte. La testa deve quasi toccare la spalliera del divano. Mantieni questa posizione per 4-5 respiri profondi, poi torna indietro lentamente. Fai 8-10 ripetizioni. Questo esercizio fa lavorare gli addominali e l'interno coscia. Posa del piccione. Metti un cuscino sul pavimento e inginocchiati a 4 zampe con le mani sul cuscino. Lentamente e con attenzione, posiziona un ginocchio sotto il petto e lascia l'altra gamba dritta dietro di te. Porta le mani in avanti per sollevare la testa, petto e spalle. Rilassa le braccia sul cuscino. Chiudi gli occhi e rilassati in questa posizione per 3 minuti. Poi cambia gamba. Questo esercizio ti aiuterà ad allungare l'area dei fianchi, a migliorare la postura e persino a diventare meno stressato. Pressione sul cuscino fianchi-ginocchia. Sdraiati sul pavimento con le dita dei piedi rivolte in avanti e i piedi appoggiati sul pavimento. Le cosce allineate con i fianchi, le ginocchia piegate a 90 gradi e alzate. Posiziona un cuscino rigido tra le ginocchia e stringilo per 10 secondi prima di rilassarti. Fai almeno 10 ripetizioni. Se ti senti più a tuo agio, puoi fare questo esercizio stando seduto su una sedia. Ti aiuterà a far lavorare i muscoli interni della coscia e a rafforzare le ginocchia. Pillow Slides. Mettiti in posizione da flessioni con le ginocchia su un cuscino e un asciugamano sotto ogni mano.
Attiva gli addominali e fai scorrere l'asciugamano davanti a te finché la schiena non è dritta. Torna in posizione di partenza contraendo i muscoli. Fai da 8 a 10 ripetizioni. Questo è un ottimo esercizio per rafforzare il core e avere degli addominali fantastici. Rafforzamento caviglie. Metti una sedia o una scatola di fronte a te e mettici sopra le mani per tenerti in equilibrio. Sarebbe ideale se la sedia o la scatola arrivino all'altezza della tua vita. Posiziona la sedia in modo che le braccia non debbano allungarsi per raggiungerla. Premi le caviglie e fletti i glutei. Resisti per circa 10 secondi e fai almeno 15 ripetizioni. Questo esercizio rafforza i glutei e i muscoli delle caviglie. Ma i cuscini non sono l'unica attrezzatura che puoi trovare in giro nel tuo appartamento. Voglio dire, guarda quel tavolo. Flessioni con applauso. Prima di tutto assicurati che il tavolo sia abbastanza resistente e che non si sposti quando ti appoggi. Non usare tavoli pieghevoli o da caffè. Metti le mani sul bordo del tavolino e indietreggia con i piedi. Dovresti essere in una posizione di flessione inclinata. Abbassati per fare una flessione, poi spingiti indietro finché le mani si staccano. Batti le mani, poi preparati e torna in posizione di partenza. Fai 10 ripetizioni. Se non ti senti a tuo agio nel fare applausi, puoi fare semplicemente delle flessioni inclinate. Ora, che ne dici di quella sedia? Step e affondi. Metti una sedia resistente di fronte a te. Mettici sopra il piede destro, alzati e raddrizza la gamba destra. La gamba sinistra è piegata ad un angolo di 90 gradi. Scendi dalla sedia, manda la gamba destra dietro e abbassati in un affondo. Ritorna in posizione di partenza e cambia gamba. Fai da 10 a 15 ripetizioni. Ora, perché non usiamo dei piatti di carta? Affondi inversi e affondi laterali. Metti un piatto di carta sotto il piede che lo farà scorrere, ovvero quello che andrà dietro. Abbassati in un affondo inverso, poi trascina il piatto di carta insieme al piede per tornare in posizione di partenza. Da qui, muovi il piatto e il piede in un affondo laterale. Cambia lato ogni 30 secondi. Ah, aspetta, ci eravamo dimenticati la carta igienica. Plank con torre. Metti 3-4 rotoli di carta igienica uno sopra l'altro. Mettiti in posizione di plank. La torre della carta igienica si trova alla tua destra. Usando solo la mano destra, prendi i rotoli uno per uno e impilali alla tua sinistra. Quando la pila è pronta, usa la mano sinistra per costruire una nuova torre sul lato destro. Orologio sul pavimento. Mettiti in piedi e immagina che ci sia un quadrante di orologio intorno a te. Posiziona un rotolo di carta igienica alle 12, proprio davanti a te, alle 10 e alle 2. Porta avanti il peso sulla gamba sinistra e con la mano destra allunga la mano e tocca la carta igienica alle 10. Torna in posizione iniziale, poi ripeti con gli altri due rotoli. Ricorda di mantenere il core attivo, così lavori sull'equilibrio. Dopo aver finito, cambia lato. Fai 5 ripetizioni su ciascun lato. Chicca per te, ora puoi vantarti con i tuoi amici di avere una straordinaria carta igienica multiuso. E ora andiamo al bancone della cucina che può essere usato per fare sollevamento del ginocchio. Tieniti al bancone con la mano sinistra. Porta la gamba destra dietro come per un inchino. Mentre vai giù con la gamba sinistra, ricordati di stringere l'interno coscia. Dopo aver sollevato il corpo, girati verso il bancone e porta il ginocchio destro su e ruota fino a toccare il bordo del bancone. Fai una mini pausa, poi ripeti. Fai da 10 a 15 ripetizioni per lato. Flessioni con spinte del ginocchio. Mettiti davanti al bancone alla distanza di un braccio. Piegati in avanti e metti le mani sul bordo, aperto alla larghezza delle spalle. Ora sei in posizione di plank verticale. Abbassa il petto verso il bancone per fare una flessione, ma quando scendi, porta in avanti anche il ginocchio destro. Ricorda di coinvolgere gli addominali. Torna alla posizione di partenza, fai una pausa e poi ripeti con l'altra gamba. Fai da 10 a 15 ripetizioni per lato. E dato che sei in cucina, perché non prendi qualche padella? Dip con padella. Usa entrambe le mani per tenere la padella più grande che hai per il manico sopra la testa. Tieni i gomiti alti e dritti e abbassa lentamente la padella dietro la testa. Mettiti in pausa per un paio di secondi, poi solleva di nuovo.
fai 20 ripetizioni. Questo esercizio ti aiuterà a far lavorare i tricipiti e avrai già la padella per cucinare la cena. Multitasking, che roba! Allora, imposta il timer sul tuo telefono. Non dovrai fare alcun calcolo per contare il numero di ripetizioni. E nulla ti distrarrà dal guardare la TV. Iniziamo con un riscaldamento muscolare. Per fare degli allungamenti laterali, posizionati davanti al televisore con i piedi alla larghezza dei fianchi. Piega leggermente il ginocchio destro e inizia a inclinare il corpo verso destra. Alza il braccio sinistro in diagonale e arriva fino al soffitto. Il corpo deve formare una linea retta. Mantieni questa posizione per 10 secondi, quindi cambia lato. Continua per un minuto e cambia lato. Passiamo agli esercizi principali. Le torsioni in piedi allenano i muscoli centrali e i muscoli laterali degli addominali. Questo esercizio ti farà bruciare calorie e avrai una colonna vertebrale più dritta. Inizia in posizione eretta con i piedi alla larghezza delle spalle e le ginocchia leggermente piegate. Alza le braccia di lato con i palmi delle mani rivolte verso il basso. Sposta il busto in basso e verso destra. Le braccia e le gambe devono rimanere ferme mentre ti muovi. Torna alla posizione di partenza e cambia lato. Ancora una volta, piega solo il punto vita e mantieni le gambe ben salde a terra. Continua per un minuto. Un altro esercizio per la parte superiore del corpo sono le flessioni sul divano. Allenano la parte inferiore del torace, le spalle e i tricipiti. Se sei un principiante, inizia partendo dai braccioli. Mettiti di fronte al divano e posiziona le mani, tenendole alla larghezza delle spalle, sul bracciolo. Mettiti nella posizione del plank. Il corpo deve essere in linea retta. Inizia a piegare i gomiti e scendi giù con il petto. Quando tocchi il divano, torna indietro. Salire è la parte più importante, quindi fallo lentamente e non fermarti. Continua per un minuto. Puoi ravvivare le cose e farlo direttamente sul pavimento. I cerchi con le braccia sono perfetti per eliminare il grasso sulle braccia mentre guardi il tuo programma preferito in TV. Stai in piedi con i piedi alla larghezza delle spalle. Alza le braccia all'altezza delle spalle e allungale verso i lati. Inizia a fare un cerchio verso avanti, tenendo le braccia dritte per mezzo minuto. Quindi fai i cerchi in senso inverso per un altro mezzo minuto. Non fare dei cerchi enormi, procedi con fermezza e tieni le braccia dritte. Puoi anche tenere delle bottiglie d'acqua quando fai questo esercizio per bruciare più calorie. Passando alla parte inferiore del corpo, gli squat sulla sedia sono perfetti per tonificare i glutei. Stai in piedi accanto a una sedia, con la schiena rivolta verso di essa. Tieni i piedi alla larghezza delle spalle e le dita dei piedi rivolte in avanti. Stringi il core e mantieni la schiena dritta. Piega le braccia davanti a te. Inizia ad accovacciarti lentamente. Piega le ginocchia e sposta indietro i fianchi. Stringi i glutei. Il petto deve essere aperto e la testa deve stare in alto. Quando raggiungi la sedia, torna alla posizione iniziale. Continua per un minuto. Non spostare la sedia. Ne avrai bisogno per i sollevamenti delle ginocchia da seduto. Puoi anche provare a fare questo esercizio sul divano. Siediti sul bordo della sedia o del divano, incrocia le braccia sul petto. Alza il ginocchio destro più in alto che puoi. E quando raggiungi il punto più alto, tienilo fermo. Non torcere, inclinare, spostare o piegare il busto. Solo il ginocchio, la gamba e il piede sono impegnati in questo esercizio. Procedi lentamente per controllare e sentire i movimenti. Tieni il ginocchio fermo per 15 secondi, quindi abbassa la gamba destra e cambia ginocchio. Questo esercizio lavora il core e la schiena ti dà maggiore equilibrio. Per tonificare lo stomaco, aggiungi i sollevamenti delle gambe alla tua routine. Lavorano gli addominali inferiori. Sdraiati sul divano e allunga le gambe. Metti i palmi delle mani sotto i glutei e tieni le gambe unite mentre le sollevi. Puoi piegare un po' le ginocchia. Quando raggiungi un angolo di 90 gradi con il pavimento, torna lentamente verso il divano. Fallo per 30 secondi, poi fai una breve pausa e prosegui per altri 30 secondi. Puoi provare a fare gli affondi durante la pausa pubblicitaria. Sono ottimi per rassodare e tonificare le cosce, i glutei, i polpacci e persino gli addominali. Fai un passo avanti con la gamba destra. Sposta i fianchi in basso. Entrambe le ginocchia devono essere a un angolo di circa 90 gradi. Premi il tallone destro sul pavimento, quindi spingi indietro e torna alla posizione iniziale. Cambia gamba. Tieni il busto dritto e non piegarti sulla gamba in movimento. Le gambe devono rimanere in posizione. Se senti fastidio alle articolazioni, controlla se il ginocchio anteriore è in linea con le dita dei piedi. Un minuto basta.
Quando fai gli affondi, la frequenza cardiaca aumenta, il che significa che stai bruciando ancora più calorie e grassi. Se vuoi fare qualcosa di più impegnativo, prova a fare gli affondi con dei pesi. I jumping jacks sono ottimi proprio come gli affondi. È una forma intensiva di cardio che aiuta a bruciare calorie e grasso in tutto il corpo. Inoltre aiuta ad aumentare il metabolismo e a mantenere il cuore sano. Alzati e unisci le gambe, piega leggermente le ginocchia e metti le mani sulle cosce. Sposta le braccia e le gambe verso i lati. Incrocia le braccia sopra la testa, poi abbassale e torna su. Anche le gambe si muovono di lato e dietro. Muovi costantemente e velocemente. Più lavori duramente, più calorie brucerai. Un minuto è d'obbligo, ma prova a farne di più. E ora terminiamo l'allenamento con un quad stretch. Mettiti sulla gamba destra. Solleva il piede sinistro e tiralo con la mano sinistra verso la schiena. Tieni il petto aperto e muovi i fianchi in avanti. Se lo hai fatto bene, sentirai l'allungamento del muscolo del quadricipite e dell'anca. Rimani in questa posizione per 30 secondi, quindi cambia gamba e fallo di nuovo. Puoi appoggiarti su una sedia all'inizio e farlo senza quando riesci a tenerti in equilibrio. Puoi anche massimizzare l'effetto di questo allenamento con alcuni modi semplici per bruciare calorie. Se mastichi della gomma senza zucchero per un'ora, puoi bruciare fino a 10 calorie. Inoltre ti darà un senso di sazietà e potresti anche saltare uno spuntino malsano o una porzione extra del tuo pasto preferito. Quando sei al lavoro, fai bene a fare qualcosa. E mentre picchietti la penna sulla scrivania, tamburi il dito o muovi le gambe sotto il tavolo, sei in costante movimento. E anche questa è una forma di cardio. Quando devi fare una telefonata, alzati e muoviti per la stanza. Allungherai le gambe e farai un ulteriore esercizio aerobico. Se inizi a gesticolare con le braccia, beh, anche questa è una forma di esercizio. Anche le faccende domestiche sono un ottimo modo per bruciare calorie. Lavare i piatti sporchi vale 100 calorie. 35 minuti a pulire il bagno equivalgono a 35 minuti sul tapis roulant. 30 minuti a pulire le finestre o a spostare i mobili sono 100 calorie. Quando pulisci con l'aspirapolvere per mezz'ora sono altre 50 calorie. Giocare ai videogiochi e persino ai vecchi giochi da tavolo possono aiutarti a tonificarti. Anche un gioco da seduti può aiutarti a bruciare l'equivalente di mezza tavoletta di cioccolato in mezz'ora. Se preferisci dei giochi che implicano un minimo di movimento, beh, una sessione equivale a una breve corsa. Suonare degli strumenti musicali come la chitarra è considerato esercizio fisico e per bruciare ulteriori calorie potresti suonare in piedi. Cantare circa 10 canzoni al karaoke può aiutarti a bruciare altre 100 calorie. E più ti immedesimi nel ruolo, più calorie brucerai. Anche un buon sonno aiuta a mantenersi in forma e quando te ne privi, il metabolismo rallenta e l'appetito aumenta. Se investi in un buon materasso, metti via tutti i tuoi gadget prima di andare a letto e segui un programma di sonno salutare. Sarai ricompensato. Fare degli esercizi la mattina ti dà energia per il resto della giornata, o almeno fino a pranzo. Quindi, che ne dici di provare a bruciare un po' di grassi? Ci vorranno solo 10 minuti, quindi facciamolo! Bicicletta. Per fare questo non hai nemmeno bisogno di alzarti dal letto. Sdraiati sulla schiena e porta le ginocchia al petto. Ora raddrizza una gamba a un angolo di 45 gradi sopra il letto. Quindi riporta indietro la gamba mentre raddrizzi l'altra. Ripeti finché non diventa difficile. Puoi anche aumentare il livello di difficoltà eseguendo dei crunch in bicicletta. Metti le mani dietro la testa e mentre muovi le gambe in aria, ruota la parte superiore del corpo e porta il gomito al ginocchio opposto mentre la riporti verso il petto. Continua finché non ci riesci. Quando hai finito, fai dei criss-cross. Solleva entrambe le gambe dritte a un angolo di circa 45 gradi. Metti le braccia lungo il corpo o sotto la parte bassa della schiena per supporto e inizia a muovere le gambe una sopra l'altra in un movimento incrociato. Prima metti la caviglia destra su quella sinistra, poi invertile, il tutto senza fermarti. Russian Twist. Senza alzarti dal letto, siediti con le ginocchia piegate e i piedi ben piantati sul letto.
appoggia la parte superiore del corpo all'indietro a un angolo di 45 gradi e inizia a ruotare lentamente il busto a sinistra e a destra. Puoi accelerare, ma non fare movimenti bruschi, altrimenti potresti farti male ai muscoli e alla parte bassa della schiena. Se vuoi fare una versione più avanzata, siediti nella stessa posizione e solleva leggermente i piedi dal letto. Quindi ruota la parte superiore del corpo tenendo i piedi fermi e senza toccare il letto. Jumping jacks. Ok, finalmente è ora di alzarsi. Sta dritto con i piedi uno vicino all'altro e le braccia distese lungo il corpo. Quindi, con un unico movimento fluido, salta in alto, allarga le gambe alla larghezza delle spalle e alza le braccia sopra la testa. Senza fermarti, salta di nuovo e torna alla posizione iniziale. Continua a saltare energicamente e senza fare pause finché non senti che il cuore batte forte. Salti laterali. Concediti una pausa per riprendere fiato e continuiamo. Sta sempre in piedi come per fare un jumping jack e salta con entrambi i piedi a sinistra e poi, senza fermarti, torna a destra. Mantieni l'equilibrio e continua a saltare di lato finché non inizi ad ansimare. Dovresti sentire il cuore che batte di nuovo forte e probabilmente ti sentirai molto reattivo. Rilassati per mezzo minuto e cominceremo con gli esercizi bruciagrassi. Squat con salto. Sta in piedi dritto, con i piedi alla larghezza delle spalle. Alza le braccia davanti a te e fai uno squat senza sollevare i talloni dal pavimento. Tocca il pavimento con le mani e spingiti verso l'alto con forza, saltando e alzando le braccia sopra la testa. Quando atterri, fai un altro squat. Questo esercizio è davvero ottimo per bruciare calorie ed allenare i polpacci, fianchi e glutei. E puoi alzare la posta trasformandoli in burpees. In pratica, quando ti accovacci, non toccare solo il pavimento con le mani, ma appoggiatici e riporta le gambe indietro e mettiti in posizione come per fare una flessione. Poi, con un unico movimento, riporta le gambe nella posizione di uno squat e poi salta in alto. Con i burpees coinvolgerai anche il core, gli addominali e persino le braccia. Un esercizio davvero completo. E ne ha un altro completo, il plank. Niente può essere più semplice, eppure, ironia della sorte, anche più difficile di un normale plank. Mettiti a terra come per fare una flessione, con le mani che sostengono la parte superiore del corpo e formando una linea verticale con le spalle e la parte inferiore del corpo appoggiata sulle dita dei piedi. Tutto il corpo dovrebbe essere dritto, senza dossi o curve, quindi assicurati che addominali e glutei siano sempre tesi. All'inizio rimani così per 30 secondi. Dovrebbe essere sufficiente per sentire l'effetto. Puoi anche farlo più volte durante il giorno, in quanto aiuta a tonificare i muscoli e ti darà una sana scossa di energia per un breve periodo. Alziamo un po' la posta in gioco con il plank a gomito. È la stessa cosa, solo che qui ti appoggi sugli avambracci, non sulle mani. Potrebbe sembrare più facile perché ci sono più punti di sostegno, ma dopo sentirai molta più tensione nei muscoli del petto. E infine il plank più difficile di tutti, plank in movimento. Invece di restare fermo, mettiti in posizione di plank e passa lentamente al plank a gomito, muovendo un braccio alla volta. Quindi ritorna alla posizione normale facendo i movimenti al contrario, prima un braccio, poi l'altro. Questo esercizio è migliore delle flessioni perché non ti stanca così tanto e non aumenterai la massa muscolare, eppure sentirai il corpo tirato mentre bruci molte calorie. Ma se non sei ancora soddisfatto dei plank che ti ho mostrato finora, puoi fare i plank jack. È una versione sdraiata del jumping jack. Mettiti nella posizione del plank normale o del plank a gomito, quindi salta in su, con i piedi alla larghezza delle spalle. Poi, senza fermarti, salta di nuovo chiudendo le gambe. Continua finché non ti stanchi. Dunque, abbiamo bruciato abbastanza, adesso facciamo un po' di stretching. Bridge. Un esercizio piuttosto classico che lavora i glutei e i muscoli posteriori della coscia. Partiamo dalla versione più semplice. Sdraiati sul pavimento, non sul letto, a meno che tu non dorma su una lastra di pietra. Gambe piegate alle ginocchia, piedi ben piantati per terra e braccia distese lungo il corpo. Puoi anche mettere i palmi delle mani sotto la parte bassa della schiena per avere più supporto. Ora solleva i fianchi dal pavimento fino a formare una linea retta con le spalle. Rimani così per 3 secondi e torna indietro. Ripeti finché la tensione non è forte, ma comunque piacevole. Una versione più hardcore del bridge allungherà tutto il corpo. Sdraiati sul pavimento con le ginocchia piegate. Metti i palmi delle mani giù, vicino alla testa, le dita rivolte verso i piedi. Ora solleva lentamente tutto il corpo dal pavimento con le braccia e le gambe. In pratica il corpo dovrebbe formare un arco quasi perfetto, ma può essere difficile se sei un principiante. Quindi alzati il più possibile fino a quando la tensione nei muscoli è troppo forte. Quindi sdraiati e ripeti più volte. V-up. Questo è un esercizio piacevole dopo esserti contorto così tanto all'indietro.
sdraiati sul pavimento, anzi, non ti alzare dal pavimento, e tieni le gambe dritte e le braccia distese lungo il pavimento, sopra la testa. Ora espira lentamente e solleva entrambe le gambe e le braccia fino a quando le dita delle mani e dei piedi si incontrano a metà del busto. Assicurati che siano gli addominali a lavorare, non la parte bassa della schiena. Se senti troppa tensione, qualcosa non va. Per un allenamento più intenso, prova i V-up incrociati. È quasi lo stesso, ma invece di sollevare entrambe le braccia e le gambe contemporaneamente, sollevi solo gli arti opposti. Prima la gamba destra e il braccio sinistro, facendoli incontrare a metà. Poi la gamba sinistra e il braccio destro, il tutto senza pause. Alzate i laterali a gamba tesa. È ora di alcuni esercizi facili e rilassanti. Dopotutto hai una lunga giornata davanti. Sdraiati su un fianco e appoggiati sull'avambraccio. Le gambe devono essere distese una sopra l'altra. Ora solleva la gamba superiore tenendola dritta finché non senti della tensione nella parte interna della coscia e tienila nel punto più alto per un secondo. Quindi abbassala di nuovo e ripeti. Dopo 10 o 15 ripetizioni, girati dall'altra parte e fallo con l'altra gamba. Superman! Ok, questo è l'ultimo. Sdraiati a pancia in giù con le braccia e le gambe distese formando una linea retta. E ora solleva entrambe le braccia e le gambe dal pavimento e tieniti in equilibrio sulla pancia. Dovresti sentire tutto il corpo che si irrigidisce. E non dimenticare di alzare la testa e guardare in avanti. In questo modo allenerai anche il collo. Va bene, ce l'hai fatta. È ora di volare via e salvare l'umanità. Dunque, vuoi trasformare il tuo corpo? Beh, oggi gonfieremo i tuoi muscoli come se fossero dei palloncini. Prima le spalle, i trapezi e infine la schiena. In questo modo sembrerai più grande e più attraente e questo risultato può essere raggiunto anche a casa e per riuscirci ti serviranno solo un paio di manubri. Se non li hai, usa delle bottiglie d'acqua. Lavoriamo i muscoli delle spalle. Siediti su una sedia e appoggiati al muro. Tieni i manubri all'altezza della testa, con i palmi rivolti in avanti. Ora spingi il peso verso l'alto. Fa una breve pausa, quindi abbassa le braccia molto lentamente fino alla posizione di partenza. Quello che devi fare è mantenere i muscoli tesi il più a lungo possibile. 6 ripetizioni sono sufficienti. Fai 3 serie e poi riposati per 60 secondi prima di passare all'esercizio successivo. Arnold Press. Di nuovo, mettiti seduto e appoggiati al muro. Tieni i manubri sul petto, i palmi rivolti verso il corpo e le braccia piegate. Ora solleva i manubri e raddrizza le braccia. I polsi dovrebbero ruotare in modo che i palmi delle mani siano rivolti in avanti. Fa una pausa e poi abbassa lentamente le braccia, tornando alla posizione di partenza. I muscoli delle spalle dovrebbero bruciarti. Mentre ti alleni, i muscoli subiranno dei micro danni. Man mano che il corpo si riprende, si formerà del nuovo tessuto muscolare e metterai massa muscolare. Ancora una volta, 3 serie da 6 ripetizioni con un minuto di pausa per riposarti. Ora diamo fuoco ai deltoidi. Continua a rimanere seduto, ma questa volta piegati in avanti. Tieni i manubri vicino alle caviglie, i palmi rivolti l'uno verso l'alto. Ora fa oscillare le braccia lungo i fianchi. Nel punto più alto, le braccia dovrebbero essere parallele al pavimento. Quando le braccia tornano al punto di partenza, cerca di combattere la gravità e abbassala il più lentamente possibile. Devi fare 10 ripetizioni per ingrandire i deltoidi. Riposati per 10 secondi e fa altre 2 serie. Sollevamento frontale con manubri singoli. Mettiti in piedi, prendi un manubrio e tienilo vicino alla vita con entrambe le mani. Ora alza le braccia con il peso in avanti, a livello della testa. Riporta lentamente le braccia nella posizione di partenza. I muscoli delle spalle saranno più tesi quando abbassi le braccia, quindi cerca di andare molto piano. Fa 3 serie da 10 ripetizioni ciascuna. Flessioni dell'arciere. Mettiti in posizione da flessione. Le braccia devono essere ben divaricate. Sposta il peso sulla mano destra e abbassa il corpo fino a terra. Nel punto più basso, tutto il corpo dovrebbe appoggiarsi sulla mano destra. Il braccio sinistro dovrebbe stare dritto e di lato. Ora torna al punto di partenza. Ripeti l'esercizio. Soltanto ora abbassa il corpo sul braccio sinistro, con il braccio destro dritto e di lato. Per faticare maggiormente, combina 2 esercizi insieme. Esegui l'Arnold Press e il sollevamento frontale con manubri singoli senza interruzioni. Quindi riposa per un minuto. Poi passiamo ad altri esercizi che coinvolgono un altro gruppo muscolare. Ora ingrandiamo i trapezi. Assumi la posa del cane a testa in giù. Piega le braccia e abbassa il corpo in avanti. Sta attento con la testa, non toccare il pavimento.
Quando hai raggiunto il punto più basso, torna in su con il corpo. Fai il maggior numero di ripetizioni possibile e fermati per un minuto. Quindi esegui altre due serie e passa all'esercizio successivo. Scaption. Sta dritto con le braccia leggermente piegate lungo i fianchi e tieni in mano i manubri. I piedi devono stare alla larghezza delle spalle. Ora alza le braccia diagonalmente in avanti. Fermati quando i manubri sono all'altezza della testa. I palmi dovrebbero essere uno di fronte all'altro. Nella posizione più alta, le braccia dovrebbero essere aperte e formare una Y. Quindi riporta lentamente le mani alla posizione di partenza. Tre serie da 10 ripetizioni dovrebbero essere sufficienti. Non dimenticare di fare una pausa tra ogni serie per riposarti. Ora sdraiati sulla pancia, piega le braccia e tieni i manubri vicino alla testa, i palmi rivolti verso il basso. Solleva leggermente i manubri dal pavimento, spingi lentamente il peso in avanti e raddrizza le braccia. Quindi piega le braccia e sposta i manubri all'indietro. Cerca di muovere i gomiti il più indietro possibile e di contrarre i muscoli della schiena. Fa da 8 a 15 ripetizioni. Se hai ancora forza, fa un altro set. Shrug con manubri. Sta dritto in piedi, tieni i manubri all'altezza della vite, i palmi rivolti l'uno verso l'altro. Cerca di sollevare le spalle più in alto che puoi, quindi abbassa le spalle fino alla posizione di partenza. Per rendere l'esercizio più efficace, puoi fare dei movimenti circolari con le spalle. È importante mantenere la schiena dritta e non lasciare che i manubri oscillino. Fai il maggior numero di ripetizioni possibile. Le spalle e i trapezi dovrebbero bruciare, poi riposati per un minuto e fa un altro set. Snatch con manubri. Sta dritto con i piedi alla larghezza delle spalle. Il manubrio dovrebbe essere sul pavimento, parallelo a te. Abbassati e afferralo con una mano. Il manubrio dovrebbe stare sui fianchi. Ora spingi con i piedi e inizia ad alzarti con il manubrio. Allo stesso tempo solleva il braccio e piegalo vicino al petto con il palmo rivolto verso di te. Quindi spingi di nuovo con le gambe e spingi il braccio verso l'alto raddrizzandolo sopra la testa con il palmo rivolto in avanti. Solo ora le gambe dovrebbero essere dritte. Ritorna alla posizione di partenza. Abbassa il braccio con il manubrio sul petto e piega leggermente le gambe. Quindi abbassa il manubrio fino al pavimento e accovacciati completamente. Questo è un esercizio davvero efficace per la schiena, ma devi essere ben riscaldato per non ferirti. Se riesci a fare 10 ripetizioni per braccio, sarà anche un ottimo esercizio cardio. Ora renderemo le tue spalle più grandi. Pullover con manubri. Sdraiati su una panca e prendi un manubrio con entrambe le mani. Mettilo diritto e dietro la testa. Solleva le braccia verso il soffitto, quindi abbassa di nuovo le braccia e stringi la schiena. Più tendi i muscoli, meglio sarà. Fai 15 ripetizioni e fa una pausa per riposare. Tre set vanno più che bene. Vogatore con manubrio. Prendi un manubrio con la mano destra. Usa il ginocchio sinistro e la mano sinistra per appoggiarti sulla panca. Il tuo corpo dovrebbe essere quasi parallelo al pavimento. Il braccio che tiene il manubrio dovrebbe essere dritto, penzoloni. Solleva il manubrio verso il petto. Stringi il core. Coinvolgi i muscoli della schiena e i dorsali per sollevare il peso. Ora abbassa lentamente il braccio con il manubrio. Se il peso è abbastanza pesante, allora fa 10 ripetizioni per ciascun braccio. Quindi riposati per un minuto e ripeti l'esercizio. Vogatore con manubrio a terra. Mettiti in posizione da flessione. In questo caso, però, devi appoggiarti ai manubri. I palmi devono essere uno di fronte all'altro. Sposta il peso sulla mano sinistra. Solleva il braccio destro con il manubrio lungo il fianco. Quindi abbassa il braccio a terra e ripeti l'esercizio con l'altro braccio. Fai 10-15 ripetizioni. Se è troppo difficile, fallo con le ginocchia appoggiate al pavimento e puoi sempre usare dei manubri più leggeri. Dobbiamo lavorare i muscoli, non ferirli. L'esercizio del pinguino. Sdraiati a pancia in giù e solleva leggermente il petto e la testa. Allunga le braccia lungo il corpo e alza i palmi. Quindi stringi il dorso e cerca di allungarti verso il basso con la mano destra il più possibile. Torna alla posizione di partenza e ripeti l'esercizio sull'altro lato. Cerca di allungarti sia sulla parte sinistra che su quella destra allo stesso modo, altrimenti metterai più muscolo su un lato piuttosto che sull'altro e farà male sia alla schiena che alla postura. Reverse Snow Angel. Continua a rimanere sdraiato sulla pancia. Le braccia devono stare ben dritte e in avanti. Stringi bene la schiena e i dorsali, quindi alza le braccia e spostale indietro come se stessi cercando di creare un angelo nella neve. Devi alzare le braccia il più in alto possibile per far lavorare i dorsali. Fa più ripetizioni che puoi.
Pulse Row. Rimani sul pavimento e metti le braccia lungo i fianchi, poco distanti dal corpo. I palmi sono rivolti verso il pavimento. Ora solleva il petto e le braccia fino a quando i dorsali lo permettono. È importante fare una pausa di 2 secondi nel punto di maggior sforzo. Solo dopo puoi tornare alla posizione di partenza. Per far lavorare bene i dorsali, puoi combinare diversi esercizi in uno. L'esercizio del pinguino per primo, poi Renegade con manubrio a terra e Reverse Snow Angel alla fine. Scegli alcuni esercizi per ogni gruppo muscolare e fa una sessione di 15-20 minuti al giorno. L'importante è mantenere sempre i muscoli tesi. Non dimenticare di fare un buon riscaldamento prima dell'allenamento e dopo aver lavorato i muscoli, riposati in modo che possano riprendersi prima dell'allenamento successivo. Sappiamo benissimo che si ingrassa facilmente quando si consumano cibi grassi pieni di calorie o zuccheri, ma se sapessimo quali sono quelli salutari, allora potremmo sentirci sazi più a lungo e bruciare grasso molto più velocemente. E di tanto in tanto potremmo anche sgarrare. Spoiler, si può anche mangiare un particolare tipo di popcorn, ma andiamo per gradi. Un peperone medio contiene circa 30 calorie. Puoi svuotarlo, farcirlo con tacchino macinato o carne macinata e couscous e cuocerlo in forno. Un'altra opzione è tagliarlo a fette e ripassarlo in padella. Le uova sono ricche di proteine e saziano molto, e questo significa che non sarai in grado di mangiarne troppe. Questo tipo di proteina mette in funzione il metabolismo a causa del suo effetto termico. In pratica, la quantità di energia di cui il tuo corpo ha bisogno per assorbire, digerire e metabolizzare tutti gli alimenti che consumi. L'effetto termico richiede circa il 10% dell'apporto calorico totale, quindi se mangi 2000 calorie al giorno, il tuo corpo ne brucerà circa 200 solo per digerire il cibo e per altri processi collegati a esso. Questo non vale ovviamente se alla frittata ci aggiungi formaggio e latte intero, ma le uova stesse sono una delle migliori fonti proteiche. Il salmone è il prossimo nella lista. Se possibile, prova a cercare il salmone selvatico invece di quello di allevamento. Il salmone da allevamento fa la fine delle mucche e inizia a muggire. Ovviamente scherzo. Conterrà invece più calorie e grassi, con un rapporto più alto di omega 6, e in media ne consumiamo già troppo. Te ne renderesti conto subito se mettessi un salmone selvatico accanto a uno di allevamento. Quello d'allevamento ha delle striature bianche più spesse di grasso. Il salmone è generalmente molto saziante e ricco di proteine. Il sedano è composto per il 95% da acqua, il che lo rende uno degli alimenti con meno calorie. È abbastanza saziante e fornirà al tuo corpo i nutrienti di cui ha bisogno, come calcio, potassio e antiossidanti. Gli antiossidanti sono elementi che rallentano il processo di danneggiamento delle cellule del corpo. Producono radicali liberi e molecole instabili come reazione all'ambiente esterno. Sono anche colpevoli di danni alle cellule, quindi il tuo compito è bilanciare la dieta per mantenere il corpo sano. Puoi provare a ravvivare il sedano con una salsa ipocalorica. Un contenitore medio di salsa contiene circa 130 calorie. Va bene anche la salsa piccante. Non contiene calorie e si sposa abbastanza bene con i cibi ricchi di proteine, come il tonno, le uova e il pollo. Va bene anche per verdure come il sedano e i peperoni. I peperoncini contengono un principio attivo chiamato capsaicina. È ciò che rende la salsa piccante. Questo ingrediente può accelerare il metabolismo, il che ti aiuterà a bruciare più calorie in meno tempo. Gli spinaci contengono un basso contenuto calorico. Gli spinaci contengono molta acqua e una porzione contiene solo 7 calorie. La maggior parte di queste calorie sono fibre insolubili e questo significa che ti sazierai subito. Non ingerirai calorie inutili ma nutrienti validi come il potassio, il magnesio e le vitamine. Sono facili da preparare poiché cuociono in pochissimo tempo. Puoi anche mangiarli crudi o frullarli. Altri due tipi di verdure verdi che ti aiuteranno a mantenere un peso sano sono i broccoli e il kale. I broccoli sono ricchi di fibre, il che significa che ti manterranno sazio più a lungo. Puoi cuocerli al vapore o mangiarli crudi e servirli come contorno. Contengono 31 calorie a porzione e il kale ne contiene 33. Che ci creda o no, già nel lontano passato mangiavamo i broccoli, circa 3000 anni fa. Abbiamo delle prove risalenti all'antica Roma dove si menzionano piante a foglie verdi che probabilmente includevano anche il kale. È ricco di vitamine A, C e K e cresce meglio in inverno e in autunno quando fa meno caldo. Per questo devi sempre conservarlo in un luogo fresco. Se ti piace il sapore del kale crudo, allora ci puoi fare degli ottimi frullati. Un'altra opzione è cospargerlo d'olio d'oliva e cuocerlo in forno. C'è qualche fan del cavolfiore?
Sì, non è popolare, ma contiene solo 27 calorie a porzione, quindi è un'ottima scelta se sei a corto di idee dietetiche. Se non sei un fan delle verdure crude, puoi sempre cuocere il cavolfiore a vapore e aggiungere delle spezie, erbe aromatiche o una scorza di limone. Puoi anche cuocerlo in forno. Il cavolfiore è ottimo quando vuoi sostituire i carboidrati come il riso o le patate. Puoi farlo a pezzi e ripassarlo in padella, oppure lessarlo e fare una purea. Puoi anche aggiungere un po' di burro, perché è uno di quegli alimenti con talmente poche calorie che puoi aggiungere un alimento vietato. Il cavolfiore è un'ottima scelta anche quando vuoi fare l'impasto della pizza a basso contenuto di carboidrati. Sì, dovresti provare! Che ne dici di aggiungere una zuppa alla tua dieta? Contiene il 90% di acqua e il resto dipende dagli ingredienti che ci aggiungi. Puoi usare verdure sane e nutrienti e aggiungere cibi ricchi di proteine come il pollo. Puoi fare una zuppa di pesce, di manzo, di funghi o col pomodoro. Le vellutate saziano molto e in questo modo non mangerai altri cibi più pesanti. Anche le zucchine meritano di essere in questa lista. Hanno poche calorie e puoi prepararle in tanti modi. Pasta di zucchine, noodles, patatine di zucchine al forno e la lista continua. Possono essere un ottimo sostituto dei primi piatti, soprattutto se hai uno spiralizzatore per tagliarle creando diverse forme. Generalmente le zucchine più saporite sono quelle di piccole e medie dimensioni. Sebbene la maggior parte delle persone le considerino un ortaggio, in realtà le zucchine crescono dai semi e sulla parte fiorita della pianta. Quindi tecnicamente sono un frutto. L'avocado è un alimento ricco di nutrienti che puoi facilmente aggiungere a qualsiasi ricetta. È ricco di grassi buoni, quasi l'80% delle sue calorie proviene dai grassi ed è un frutto, non una verdura. Più scura è la buccia, più maturo sarà l'avocado. Se vuoi accelerare il processo di maturazione, ti basterà metterlo in un sacchetto di carta con alcune banane mature. Il gas etilene prodotto dalle banane farà maturare prima l'avocado. Puoi riempire metà di un avocado con della salsa o aggiungere del sale su alcune fette. Il petto di pollo è una delle fonti proteiche più magre che esistano. Si sposa perfettamente con alcune verdure nella lista ed è un pasto leggero e ipocalorico che aiuta i muscoli a recuperare e fornisce un'ottima quantità di proteine. Gli spuntini sani esistono, ad esempio ci sono le noci. Sono un'ottima fonte di grassi sani e proteine, il che significa che ti aiuteranno a rimanere sazio più a lungo. Puoi anche mangiare una manciata di pistacchi, mandorle, nocciole o noci di macadamia al posto delle patatine e altri tipi di cibo spazzatura. Per conservarle più a lungo, opta per quelle col guscio. Se hai voglia di uno spuntino leggero e nutriente, ma allo stesso tempo rinfrescante, opta per un po' di uva congelata. Soddisferà la tua voglia di dolci, ma allo stesso tempo non andrai a consumare troppe calorie. Se non ti piace l'uva, prova con le banane surgelate. Se ti piace sgranocchiare il popcorn mentre guardi un film o il tuo programma TV preferito, non preoccuparti, è nella lista dei cibi ipocalorici. Se ne mangi troppi, soprattutto quelli con il burro aggiunto, allora rischi di mettere su qualche chilo di troppo. Ma se prendi del normale mais e lo cuoci tu in casa senza aggiungere troppo olio o burro, allora sei a posto. I popcorn contengono molte fibre, il che significa che saziano subito. Infatti, rischi di mangiare più patatine rispetto ai popcorn. Una porzione di yogurt greco o un altro tipo di yogurt magro è un'altra opzione valida. È uno spuntino facile e pronto che puoi abbinare alla frutta fresca o congelata, semi di lino macinati o persino un muesli con ridotto contenuto di grassi. L'anguria contiene più del 90% di acqua. Gli alimenti con un'alta percentuale di acqua sono nella maggior parte dei casi a basso contenuto calorico e abbastanza sazianti, quindi non rischi di esagerare. Una porzione di anguria contiene meno di 50 calorie. Bonus, ti aiuterà a rimanere idratato durante le calde giornate estive. Parlando di cibi che sono principalmente composti d'acqua, eccone uno che puoi mangiare in grandi quantità e aggiungere alle tue insalate, il cetriolo. Contiene vitamina A, beta-carotene e fibre. Tutto ciò che devi fare è affettare un cetriolo e cospargerlo con un po' di sale. E qui arriva la parte migliore. Se segui costantemente una dieta sana, allora puoi anche sgarrare di tanto in tanto. Hai capito? Che bella notizia! Allenarsi a stomaco vuoto fa bruciare i grassi più in fretta. Non ci avrei mica creduto. La tua auto viaggia col serbatoio vuoto? Oppure hai presente quanto ti senti a disagio uscendo di casa col telefonino quasi scarico? Ecco! Per il tuo organismo vale la stessa regola. Fare esercizio fisico a stomaco vuoto è davvero una pessima idea, ma lo è altrettanto allenarsi dopo una bella abbuffata. Insomma, non vedi certo gente in giro a correre dopo il pranzo di Natale, giusto? Sarebbe pazzesco!
Quando si è belli sazi, viene naturale rilassarsi. Cala anche un po' di sonno. Si vuol stare sul divano, non correre. Persino mettendoci tutta la buona volontà, chissà che crampi allo stomaco se fai ginnastica dopo un cenone. E ad ogni modo non avrai abbastanza energia e resistenza per bruciare calorie. Meglio dormirci sopra e allenarti la mattina dopo, dopo un buon riposo. Prima di darci dentro in palestra, quindi, uno spuntino leggero. Meglio ancora se salutare e dietetico. È la cosa giusta da fare. Assicurati che siano cibi ricchi di proteine, carboidrati e acqua. L'ideale per combinare tutto quanto insieme sono frullati, yogurt con un po' di frutta secca o magari un piatto di pollo e riso. Quando ci si allena regolarmente è normale avere più appetito. Se hai spesso fame, dividi il tuo pasto in più spuntini da mangiare prima e dopo l'allenamento. Per ottenere il massimo risultato dal tuo allenamento, devi cominciarlo quando l'organismo ha già digerito. L'acqua è importante, ma anche in questo caso senza esagerare. L'idratazione è fondamentale nell'esercizio fisico, però non c'è bisogno di ingurgitare un bottiglione intero prima di allenarti, specialmente se dovrai affrontare cardio, nuoto o sollevare pesi. Bevi poco ma spesso durante il giorno e non fare mai il pieno prima di cominciare l'attività fisica. Il tuo organismo ha bisogno d'acqua, ma non è un contenitore da riempire tutto insieme. Immagina di fare una sessione da 100 jumping jack con la vescica piena. Che incubo! Riempirsi troppo d'acqua prima di fare ginnastica è anche pericoloso per l'organismo e controproducente, perché potrebbe abbassare i tuoi livelli di energia. Soprattutto perché perderesti in fretta un sacco di utilissimi sali minerali dal corpo. Se prima di cominciare l'allenamento senti di avere sete, limitati a piccoli sorsi tra una sessione e l'altra. Oppure una ventina di minuti prima di cominciare, mangia una mela, un'arancia o una banana. Hai gli occhi ancora chiusi, la sveglia comincia a suonare lontana. Sono le 5:30 e hai deciso che questa mattina alle 7 starai già a sudare in palestra. Fuori è freddo e ancora buio, il sonno ti avvolge. Abbandonare il calduccio del tuo letto sembra un'impresa impossibile. Ancora più impossibile l'idea di uscire di casa a quell'ora senza prima bere un bel caffè, come fa l'85% di tutti noi, d'altronde. Questa è infatti la percentuale mondiale di regolare consumo di caffè. La caffeina stimola il sistema nervoso centrale, rendendoci più efficienti e concentrati nelle nostre attività, incluso l'esercizio fisico. Bruciamo più calorie e ci alleniamo più duramente se prima di cominciare beviamo una bella tazzina di espresso. Come sempre, moderazione è la parola d'ordine. Non ci serve un termos intero. Il caffè inibisce l'appetito, oltre a migliorare la tua performance aerobica e anaerobica. Aerobica, ovvero cardio, cioè corsa, nuoto o bici, e anaerobica, cioè la parte che include attività come sprint, salti, sollevamento pesi e altri esercizi che richiedono il massimo dello sforzo concentrato in un breve lasso di tempo. La caffeina aiuta anche la rigenerazione muscolare, utile se ti alleni tutti i giorni. Insomma, tutti i vantaggi e niente controindicazioni? Sembra troppo bello per essere vero. Ma il caffè non è certo un elisir magico, anzi, più ne consumi, più vuoi consumarne. La caffeina può generare dipendenza e ben presto una sola tazzina non ti basterà più. Secondo gli esperti, il limite giornaliero di consumo di caffè per una persona adulta non dovrebbe eccedere le 3 tazzine. Non allenarti tutti i giorni. Bastano 2 o 3 giorni a settimana per bruciare abbastanza grassi, a patto naturalmente di non cedere al cibo spazzatura nei giorni di riposo. L'organismo ha bisogno di riposo e di poter trasformare le riserve di grassi in energia. Una volta preso il ritmo, potrai allenarti anche 4 o 5 giorni a settimana. Ma ricorda di riposare ogni tanto, te lo sei meritato. Fare cardio prima di mettersi ai pesi non è l'ideale. Certo, se il tuo obiettivo è correre una maratona, il cardio è quello che ci vuole. Ma se vuoi limitarti a bruciare un po' di grassi in eccesso, farei meglio a cominciare dai pesi. Il cardio consuma energie preziose, limitando l'efficacia degli altri esercizi. E quando sollevi pesi, vuoi sempre essere al 100% e spingerti al limite delle tue forze. Se perciò cominci dai pesi, la tua energia sarà al massimo e la tua performance in allenamento potrà darti i risultati migliori. C'è comunque chi preferisce cominciare con il cardio e, se questo è anche il tuo caso,
almeno non dare tutto subito. Limitati a una sessione di cardio a media intensità. Deve essere un leggero riscaldamento, non devi spremere subito tutte le tue energie inutilmente. È importante anche il core training. Gli addominali non vanno allenati solo per sfoggiarli in spiaggia, sono fondamentali per la stabilità e la salute della colonna vertebrale e per qualsiasi movimento. Puoi anche non allenare direttamente gli addominali, purché siano coinvolti negli altri esercizi che fai. Ad esempio, tendi sempre i muscoli addominali prima di fare un sollevamento sia in piedi che sulla panca, prima di uno squat, persino quando alleni soltanto i bicipiti. Questo è il segreto dei veri atleti. Ed eccoti fuori dal letto. Hai bevuto il caffè e arrivi in palestra. Motivazione, volontà ed energia a mille. E hai anche pronto il portafogli. Molto bene, però... già, c'è un ennesimo però. E riguarda la pazienza, che in palestra devi sempre avere in abbondanza. I risultati non arrivano per magia, mi spiace. Pazienza e impegno sono le doti che ti servono per ottenere risultati. Ogni allenamento deve durare più o meno un'ora per trarne il massimo profitto. Non crogiolarti negli esercizi di riscaldamento, sprecherai solo energie e rischierai persino di infortunarti. Il riscaldamento deve essere breve, pochi minuti per mettere al passo il cuore. Poi fai 5 minuti di pausa, bevi un po' d'acqua, fai due passi, prendi un po' d'aria fresca, ascolta musica. Quei 5 minuti faranno la differenza, vedrai. Meglio non fare un pisolino prima di allenarti. Se chiudi gli occhi solo per una ventina di minuti per ricaricarti, va bene. Non più di così però, altrimenti il tuo organismo sarà troppo stordito per affrontare la palestra. E comunque, quando ci si sente molto stanchi, meglio evitare la palestra. Hai bisogno di prepararti un buon pasto e riposarti per bene, prima di dare fondo alle tue energie. Gli atleti sanno quanto siano vitali i cibi giusti, le vitamine, i massaggi e un buon letto. Senza tutto questo non c'è un allenamento che tenga. Va bene, ma che c'entra tutto questo col perdere peso? C'entra perché non basta andare ogni tanto in palestra. L'allenamento non funzionerà se non c'è il giusto atteggiamento mentale. Il tuo corpo obbedisce al cervello. Ci vorranno tempo e pazienza, ti ripeto. Però prova a goderti il viaggio e i risultati che arrivano strada facendo. Piano piano i grassi in eccesso spariranno. Fai solo attenzione a non farti male e a non esagerare, ok? Dover stare seduto per ore su una sedia in ufficio non significa che non puoi allenarti. Ogni ora puoi fare alcuni esercizi che non richiederanno più di qualche minuto. Gli allungamenti del polso possono aiutarti quando usi molto il computer. Questo esercizio rilassa i polsi e ti aiuta se li tieni sempre nella stessa posizione per molte ore. Distendi le mani davanti a te con i palmi rivolti verso il pavimento. Ora piega le mani verso l'alto, in modo che le dita siano rivolte verso il soffitto. Quindi riporta le mani nella posizione di partenza. Fai dei pugni e inizia a muovere i polsi verso l'interno, eseguendo dei cerchi. Continua per un po', quindi fai dei cerchi verso l'esterno. Dovresti sentire un allungamento nei polsi. Se vuoi, puoi tenere delle bottiglie d'acqua. Serviranno come pesi mentre fai l'esercizio. Lascia riposare le mani e scuotile per rallentare la tensione. Ora alza le braccia, metti le mani davanti al petto e tienile unite. Rimani seduto con la schiena dritta. Ruota lentamente la parte superiore del corpo e sposta le braccia di lato. Quindi, facendo attenzione, fallo dall'altra parte. I pesi con le bottiglie d'acqua sono una soluzione economica e pratica che potrà tornarti utile in ufficio. Prendine una in ciascuna mano e usale per fare gli esercizi per le braccia, come i boxer drill o i curl per i bicipiti. Puoi eseguire questi esercizi stando in piedi o da seduto. Fai da 10 a 30 ripetizioni per esercizio. Le flessioni alla scrivania sono eccellenti per la parte superiore del corpo. Metti le mani sulla scrivania, alla larghezza delle spalle. Allontanati dalla scrivania finché riesci a inclinarti su di essa. Scendi lentamente, portando il petto verso la scrivania, come se stessi eseguendo una normale flessione. Assicurati che la schiena sia dritta. Inspira, quindi tirati di nuovo verso l'alto. Fai il maggior numero di ripetizioni possibile. È meglio indossare un paio di scarpe comode o toglierle del tutto mentre fai le flessioni. Inoltre, se te la senti di fare una variazione, puoi fare questo esercizio contro il muro. Dopo aver passato delle ore seduto, sarebbe meglio alleviare un po' di tensione muscolare nella schiena. Quindi abbassa il mento e ruota delicatamente la testa da un lato all'altro.
Dopo, ruota le spalle per sciogliere i muscoli. Prima in avanti, poi all'indietro. Puoi farlo un paio di volte al giorno. Ogni sessione dovrebbe durare circa 30 secondi. Ora unisci le mani dietro lo schienale della sedia mentre sei ancora seduto. Piegati in avanti il più possibile. Tieni i gomiti dritti. Tira indietro le spalle. Fai un lungo respiro. Espira. Ora posiziona il braccio destro davanti al petto. Sostieni il braccio con la mano sinistra in modo che i muscoli della schiena possano rilassarsi. Premi il braccio destro e cerca di spingerlo il più indietro possibile. Per allungare ancora meglio i muscoli delle scapole, guarda sopra la spalla destra. Rimani così per almeno 15 secondi. Muovi il braccio destro dietro la schiena. Afferra la mano con quella sinistra, come se volessi stringerti la mano. Piegati da un lato. Rimani in questa posizione per un paio di secondi, quindi piegati dall'altro lato. Questo esercizio influisce sul trapezio, un grande muscolo che scende lungo la schiena. Quando sei seduto, alza il braccio destro, quindi piegalo in modo che punti verso il soffitto. Immagina di darti una pacca sulla schiena, proprio vicino alle scapole. Ora porta il braccio sinistro dietro la schiena. Piegalo e fai scorrere l'avambraccio sulla schiena. Prova a toccarti le mani. Rimani in questa posizione per un paio di secondi. Dopodiché cambia lato. Questo esercizio è perfetto per allungare le braccia. Gli arm pulls lavorano i tricipiti e allungano le spalle. Stai in piedi alla scrivania, con le braccia lungo i fianchi. I palmi dovrebbero essere rivolti all'indietro. Ora muovi le braccia all'indietro per circa 20-30 secondi. Tienile più dritte che puoi e per il più a lungo possibile. Per fare gli allungamenti gatto mucca, siediti sulla sedia. Stringi lentamente i gomiti e abbassa il mento. Rimani così per 2-3 secondi. Quindi raddrizzati e stringi le scapole. Apri le braccia e il petto e solleva la testa. Rimani in questa posizione per un paio di secondi. Non dimenticare di respirare mentre fai questo esercizio. Inizia a sollevare le gambe mentre sei seduto in posizione verticale sulla sedia. Solleva la gamba destra. Cerca di mantenerla dritta. Tienila ferma o muovila leggermente per un paio di secondi. Assicurati che la gamba destra sia parallela a quella sinistra o poco più in alto, con le dita dei piedi rivolte verso l'alto. Muovi il piede verso il basso, lascia che il tallone tocchi il pavimento, quindi sollevalo di nuovo. Fai da 10 a 20 ripetizioni per ciascuna gamba. Una volta acquisita familiarità, puoi aggiungere del peso. Puoi usare una borsa o anche una valigetta. Per fare i dip per tricipiti avrai bisogno di una sedia o di una scrivania che non scivolerà via e che possa sostenere il tuo peso. Metti i palmi delle mani sulla scrivania o sulla sedia. Dovrebbero essere proprio sotto le tue spalle. Muovi leggermente le gambe in avanti. Piega le ginocchia se vuoi fare una versione più facile. Se sei pronto per una sfida, tieni le gambe distese. Ora piega i gomiti in modo che puntino all'indietro e abbassati. Raddrizza le braccia e torna indietro. Fai da 10 a 20 dip. Ricorda di inspirare quando scendi ed espira mentre sali. L'errore più grande che potresti fare è muoverti verso il basso e affondare le spalle. Concentrati sui tricipiti, mantieni il corpo fermo e lascia che il collo sia allungato. Un altro errore potrebbe essere quello di muovere i fianchi su e giù senza alcuna azione sulle articolazioni del gomito. E se fai così, non lavorerai i muscoli dei tricipiti. L'esercizio dei glutei stretti è molto efficace e fa lavorare il sedere. Quando sei seduto, stringi semplicemente i glutei. Mantieni questa posizione per circa 15 secondi. Fai da 10 a 20 ripetizioni e ripeti questo esercizio un paio di volte durante il giorno. Un sedere sodo riduce il dolore alla schiena, che si verifica quando stai seduto troppo a lungo. Siediti in posizione retta sulla sedia. Ruota la parte superiore del corpo il più a destra possibile. Mantieni questa posizione per 5-10 secondi, quindi fallo a sinistra. Fai 5 o più ripetizioni. Questo esercizio rafforza i muscoli addominali, stabilizza anche il busto e ti aiuta a mantenere una buona postura. Per allungare i polpacci, siediti in posizione retta sulla sedia, ma questo esercizio sarà ancora più efficace se lo fai stando in piedi. Solleva lentamente i talloni finché non sei in punta di piedi. Rimani in questo modo per i successivi 30-40 secondi, quindi riporta i piedi sul pavimento. Fallo altre 3 volte. Per le flessioni sulla sedia, siediti sulla sedia con le gambe unite. Afferra i braccioli, tira in dentro lo stomaco e solleva tutto il corpo. Può anche essere un paio di centimetri sopra la sedia.
usa solo i muscoli della pancia, delle mani e delle braccia. Rimani in questa posizione per 10-20 secondi, quindi riposati per mezzo minuto. Fai da 5 a 10 ripetizioni. Se stai seduto tutto il giorno, è importante alzarsi e fare stretching almeno una volta all'ora. Questo non solo aiuterà il corpo, ma migliorerà anche la concentrazione. E per questo ci vogliono gli affondi. Faranno lavorare tutti i muscoli delle gambe. Stai in piedi e fai un passo avanti con la gamba destra. Tieni la schiena dritta. La gamba davanti dovrebbe essere piegata a un angolo di 90 gradi. E il ginocchio non dovrebbe andare oltre le dita dei piedi. Fai da 10 a 20 affondi per ciascuna gamba. Se vuoi cambiare un po' la routine, puoi fare gli affondi inversi. In questo caso non fai un passo avanti, ma indietro. Alzati, è ora di fare alcuni squat sulla sedia. Mettiti di fronte alla sedia con il sedere rivolto verso di essa. Piega le ginocchia e abbassa i fianchi verso la sedia. Il trucco qui è mettere il peso sui talloni per far lavorare i glutei. Fermati prima di sederti. Attento, non vuoi che le ginocchia vadano oltre le dita dei piedi. Alzati di nuovo. Fai da 10 a 20 ripetizioni. Per eseguire i pulse posteriori delle gambe, tieni il bordo della scrivania per avere maggiore supporto e piega la gamba destra dietro di te. Ricorda di flettere il piede. Alza il tallone di un paio di centimetri. Quindi rilascialo e premi il piede dietro di te. Fai 30 pulse, quindi ripeti con la gamba sinistra.